Al Cervia, uno dei match più interessanti di giornata, i gialloblu di casa si aggiudicano la delicata sfida interna con i russi con un primo tempo brillante. I russi recrimina per qualche episodio dubbio, ma alla fine il Cervia legittima la maggior forza e qualità tecnica. Proprio l'inizio mette in vetrina questo affondo di Bini, sventato in extremis dalla difesa ospite. La manovra è fluida e piacevole, si vede da questa azione che si conclude con una botta dalla distanza di Braschi che centra il legno alla destra del portiere Lolli. Non è dello stesso avviso il compagno Bondi, il brasiliano dai piedi magici mette un brivido di troppo alla porta difesa dallo stesso Lolli. I russi si rende vivo solamente con Filippi, l'esterno scaldi guantone all'estremo di casa in questa maniera. Dall'angolo il Cervia finalmente passa, il colpo di testa vincente in area di rigore è a cura di Ceccarelli, 1-0 per il gialloblu e potremmo dire fin qui meritato. Lo schema di casa diviene il tiro della bandierina, qui Bondi in acrobazia in mezzo a una mischia rischia uno dei suoi gol, ma nulla da fare, mentre Cialotto è più preciso chiamando poco dopo alla parata l'estremo Lolli. Il russi recrimina dall'altra parte quando Filippi si lamenta per un fallo presunto da Ceccarelli, ma la terna arbitrale fa segno di proseguire e dunque niente penalty. La replica è micidiale ed è firmata da Righi che trova così i 2-0 con tanto di dedica. Ancora una volta il Cervia si mostra micidiale. Le emozioni però sono destinate a proseguire, non a caso Filippi viene indirizzato sulla via del gol, ma lungo il percorso trova lo stop del portiere Bragion, nulla di fatto. Prima della fine del primo tempo Cialotti vede il suo tiro deviato in corner da Lotti. Nella ripresa Filippi si divora il possibile gol che riaprirebbe i giochi, l'occasione favorevole ma il giocatore manca l'appuntamento con la rete, peccato per lui, buono per il Cervia. Speranze che continuano ad essere accese quando Bini viene espulso per fallo da ultimo uomo su Filippi lanciato a rete, ma i tentativi dei russi si limitano a due conclusioni di Placci, entrambe parate da Bragion, risultato che rimane invariato fino alla fine con il Cervia che trionfa per 2-0 su russi.